La mostra fotografica di Serena Vittorini resterà aperta per 2 settimane all'interno dell'auditorium dell'ANCE. Si tratta di un progetto legato al terremoto e alla ricostruzione che mette in evidenza oggetti presenti nelle strade e nelle piazze della città cantiere, ma che nell'esposizione vengono decontestualizzati posizionandoli su un fondale neutro. Il progetto nasce in seguito al mio ritorno qui all'Aquila. All'epoca ho sentito l'esigenza di rielaborare i fatti del recente passato e soprattutto di gettare uno sguardo nuovo e incuriosito sul presente in continua evoluzione. Gli oggetti che vedete esposti sono oggetti reperiti nei cantieri e dipinti manualmente di bianco. Bianco che indubbiamente accentua le forme rendendole gradevoli, ma anche che decontestualizzando gli oggetti stessi dal marasma quotidiano ne sottolinea l'aspetto simbolico. E di fatto l'operazione è stata proprio questa: gli oggetti sono stati messi lì non come immagini di un'archeologia, come resti, ma per invitare chi sappia ancora guardare ad interrogarsi e a ricostruire attraverso di essi una realtà che non c'è più ma che continua a riguardarci e ci dice qualcosa. Serena Vittorini è aquilana, ma vive a Bruxelles da poco. Al centro della sua opera emerge sempre l'interesse per l'individuo, che a volte viene isolato ed estrapolato dal suo contesto sociale per indirizzare l'attenzione sulle sue caratteristiche tipiche. Negli ultimi anni la Vittorini si sta interessando all'analisi dei processi di modificazione dei luoghi e del rapporto tra presenza umana e rappresentazione dello spazio urbano. Serena, questa mostra fino a quando resterà aperta? Sì, la mostra sarà aperta per 2 settimane, in orari di ufficio, quindi dalle 8 alle 13, dalle 15 alle 18, presso la sede dell'ANCE qui all'Aquila. Queste bellissime opere che vediamo, molto particolari, però molto, diciamo, incisive per chi guarda, sono anche in vendita? Sì, sono in vendita e si può chiedere informazioni direttamente all'ANCE, che poi comunicherà con me. Sto vivendo a Bruxelles, in realtà non da molto, da 1 mese e mezzo, sto collaborando con 2 agenzie di fotografia che si occupano di corporate e ritratto e sto portando avanti anche quella che è la mia carriera, per così dire, autoriale, quindi sto avviando delle collaborazioni con delle gallerie lì e in altre parti d'Europa.